Avete fame d'arte? Amate opere belle e concettuali? E allora benvenuti, benvenuti a una nuova puntata di Haiku Art, il programma che nasce in diretta, ma vi offriamo in differita la fiction breve, mai banale e molto, molto concettuale, che dona a piene mani, ma che cosa dona a piene mani? Ma le vitamine d'arte, quelle con il contagocce, e promuove immancabilmente l'oriente poetico con un haiku megafonico in nipponico maccheronico. Kurayami no naka no muhitsu, sukui shito chimoku. È proprio poetico questo haiku, poetico e orientale nel suono e nel potere evocativo. Allora traduco perché sono l'unica a poterlo fare. Innocente nel buio, salvezza, morte e silenzio. Non perdiamo un colpo perché ormai ogni ode è un vero e proprio haiku doc che cade ad occhi, che introduce egregiamente ciò che ammiriamo. Voltati Olga, guarda, guardate anche voi, un'opera direi commovente. Ed elucidaci Olga mia, raccontaci tutto di tale opera. Il titolo di quest'opera è Agnus Dei, realizzata da Francisco de Zurbarán tra il 1635 e il 1640, misura 35,6 cm per 52 e si può ammirare a Madrid al Museo del Prado. Zurbarán è l'artista spagnolo che meglio seppe rappresentare la religiosità della Controriforma, che richiedeva agli artisti di realizzare opere d'arte di immediata comprensione anche da parte delle persone più semplici. Certo. Figlio di un ricco commerciante, manifesta una personalità singolare ed appartata. Era amico di Diego Velázquez e con lui entra in contatto con gli ambienti raffinati della corte. E Velázquez diviene pittore di corte vero e proprio, mentre Zurbarán quello della chiesa. Ognuno aveva un ruolo. E quindi intorno poi alla metà del 1600 molte delle sue opere lasciano la Spagna per conventi e chiese del Nuovo Mondo. Le opere di Zurbarán non hanno orpelli, puntano dritte al cuore, al nocciolo del tema trattato, e ogni ritratto appare una figura irraggiungibile, e ogni ritratto in realtà diviene un emblema, un archetipo da tenere come riferimento. E dato che parliamo di riferimenti, cara la mia Olga, come non citare l'italico Caravaggio? Perché è a lui, infatti, che l'autore volge la propria attenzione, ai giochi cromatici, all'eterna lotta, lotta tra il buio e la luce, tra il bene e il male, capace di creare un pathos unico anche nel pubblico meno attento. E per tale motivo il pittore è conosciuto in tutto il mondo come il Caravaggio iberico. E l'opera di oggi, beh, è indubbiamente un ottimo modello, non è vero, Olga? Certo. Davanti ai nostri occhi abbiamo un agnello, un piccolino di pecora che sembra sfuggito alle tenebre più inquietanti, ma non alla crudeltà di chi ha avuto quel bruttissimo ardire di incaprettarlo, legandogli le quattro zampe a formare una croce, presagio di un'imminente crocifissione. È chiaramente l'Agnus Dei, cioè l'agnello di Dio, quello che toglie i peccati dal mondo con la sua innocenza sacrificata. Di questo agnello abbiamo più versioni che si differenziano per alcuni dettagli altamente simbolici. Alcuni sono ritratti nell'essenzialità del loro imminente sacrificio, distesi con gli occhi chiusi e un'espressione mansueta o forse di arresa. Nel dipinto che ammirate virtualmente, ma che potrete ammirare eventualmente recandovi al Prado di Madrid, la pecorella è pronta per l'imminente morte. La morte che l'attende ha un paio di improbabili corna che unitamente alla lana riccioluta del manto la fanno apparire tattile, al punto che ci viene la voglia di allungare la mano per carezzare la povera creatura, per portarle conforto e farle coraggio. L'agnello candido e puro esposto invece a San Diego non ha le corna, ma una appena percettibile aureola che ne accentua la similitudine con il sacrificio di Cristo. È l'agnello che morendo porta la salvezza. Certo. È un raggio di luce in grado di vincere le tenebre.
o almeno di allontanarle, certo. Ma tornando all'agnello di Madrid, che mi dici delle corna che il pittore ha dipinto al pecorino? Trovare un elemento tanto adulto in un cucciolo mi inquieta un pochino, è un po' come mi inquieterebbe vedere un bimbo con la barba. Le corna comunque che Zurbaran ha applicato al povero agnello avranno certamente un motivo valido per comparire, che ne dici? Se le corna facessero dell'agnellino il famoso capro espiatorio, cioè l'animale che allontana i peccati dagli uomini grazie al suo sacrificio. Uno che paga per tutti. Esatto. Altra ipotesi potrebbe essere quella che Zurbaran abbia inserito un elemento del male, le corna diavoline appunto, sul corpo del bene. Una specie di diabolica tentazione, una tentazione che negli intenti dovrebbe invogliare l'animale alla ribellione, a un tentativo di divincolamento, mentre invece c'è pacifica rassegnazione, serafica consapevolezza che l'imminente fine è in realtà un nuovo principio. Ma credo che tu abbia ragione. Nell'opera, infatti, la luce inonda il cucciolo innocente e inerme. È una luce che vince il nero del nulla e che vorrebbe questo nero inghiottire la pecora, mentre invece la pecora fugge dal nero. È la vittoria conclamata del bene contro ogni tentativo maligno di annientamento. Ma è il pubblico che ancora ci guarda con immutato affetto, che mai avrà da raccontarci? Chiediamolo a loro. Ma chiediamolo loro, a voi. Così non avremo dubbi. Li togliamo immediatamente. Esatto, cari amici, mandateci la vostra esegesi su quest'opera, nelle sue varie versioni, quindi corna, senza corna, aureola, e fatelo come risaputo con un messaggio WhatsApp oppure con la mail alfonsomattini@libero.it. Noi saremo felici e onorati di leggere ogni vostro pensiero. Ma lanciamo anche un'altra idea: perché non fate un dipinto anche voi, un'interpretazione dell'agnellino di Zurbaran? Ci piacerebbe vedere anche quello. Potete mandare anche quello. Ma sì, mandate con il racconto di quello che voi pensate di quest'opera. Proprio. Ma allora, con il gabelliere, perché oggi è il turno della lettera G, il geologo, la giornalaia, il geografo, la grafologa e il guantaio, attività che ancora c'è, fate tanta e ancora tanta reclame. iQuart, perché iQuart è l'arte mignon, quella che volteggia dai dipinti alle canzoni. E per tutti voi, baci, abbracci, e rimembrate di procurarvi le immancabili vitamine d'arte, quelle col contagocce, quelle in grado di concimare di luce i neuroni inariditi e renderli pimpanti come grilli canterini. Le gocce ovviamente, ma di che? Ma di iQuart.